Io sono andato a rivedere le carte dell'ultimo G8 a cui avevo partecipato nel 2004 a Boca Raton e ho fatto esattamente questo discorso ai miei colleghi. Ho trovato anche, essendo Boca Raton in Florida davanti ai Caraibi, gli ho anche fatto vedere la mappa della tortuga. E non parlavo dei paradisi fiscali, quello fiscale è un dividendo, parlavo dei paradisi legali, dove il grande effetto di squilibrio, di asimmetria è causato proprio dalla possibilità di andare in paesi che ti offrono strumenti assolutamente atipici, in quanto tali incontrollati e incontrollabili, ratios, rapporti, tempi, velocità, meccanismi di controllo che sono usciti dalle strutture classiche del vecchio capitalismo. Questa è un po' la mia impressione complessiva. Poi a un certo punto tutto entra in crisi perché tutto è abbastanza basato su meccanismi di che hanno forti similarità con la catena di Sant'Antonio e comunque il miracolo istantaneo della globalizzazione è stato finanziato e costruito anche in questi termini. Questa è un po' la mia impressione. Non c'è stato il collasso di sistema, e finisco, non c'è stato il collasso di sistema per una ragione molto semplice, che sono scesi in campo i governi. E questo è avvenuto in America ed è avvenuto in Europa. È avvenuto in America e in Europa in parallelo, all'inizio in parallelo, nell'agosto del 2007, quando iniziano massicce iniezioni di liquidità. Poi in America si mette in campo una serie di strumenti, tentativi fortemente eterogenei, a volte contraddittori, perché si fa di tutto, la manovra sui tassi, la manovra sulle tasse, i dollari con l'elicottero, i salvataggi bancari, i fallimenti bancari, politiche alla fine keynesiane. In Europa i governi scendono in campo quando si comincia a rimuovere il divieto di aiuti di Stato sugli interventi bancari. Nel giugno del 2008, quando sono tornato all'Eurogruppo, non volevo parlare, mi hanno chiesto di parlare, ho detto faccio un dizionario alfabetico. A come aiuti di Stato, secondo voi la Northern Rock va vietata o consentita? E la Commissione ha rassicurato, nel senso che sarebbe stata salvaguardata l'ortodossia europea, sarebbe stata vietata. Giugno del 2008. E scendono in campo i governi. In Europa avviene col vertice di Parigi, che evita un evento traumatico dato ormai per scontato. Poi il primo G20, il secondo G20, nel primo G20 l'azione degli Stati è coordinata, separata perché ciascuno agisce da solo, ma coordinata perché si definisce un piano comune di interventi a sostegno dell'economia reale. Nel secondo G20 è un'azione che diventa collettiva perché si fa la scelta di utilizzare risorse comuni e messe in comune per far funzionare il Fondo Monetario come se fosse una specie di banca mondiale. Chiudo dicendo, e forse questa è la base su cui vanno fatte dei ragionamenti politici sul futuro, chiudo dicendo che a una fase eccessiva di ideologia del mercato, che nulla ha a che vedere con il liberalismo, è stata una estremizzazione parossistica, non c'entrano nulla Margaret Thatcher o Reagan, è stata un'altra roba, forse una consecuzione, ma un salto in alto fondamentale di un decennio. Adesso sono tornati i governi, è tornata la mano pubblica, è tornata la politica. La stupidità porta a dire c'è un eccesso, ci sarà l'eccesso di segno opposto. Io non ci credo affatto, c'è un ritorno della mano pubblica, che per la verità era stato annunciato da alcuni,
e ci sarà in prospettiva un progressivo equilibrio. Non ci sarà solo una mano, come ci ha fatto la natura, ci sono due mani. Mi scusi Ministro, io sono solo un comunicatore per carità, però la Thatcher che amava l'economia reale, odiava la finanza, fatico proprio a digerirla. No, questa però è, devo dire, una, secondo me è abbastanza una semplificazione, poi se uno vuole farci le battute. No. Però la mia impressione netta è che l'ideologia degli anni Ottanta fosse, che poi viene da prima, fosse un'ideologia liberale, ma che fosse... Che si è servita della finanza. Certamente c'è sempre, è difficile separare un po' le cose, però la mia, mettiamola così, un certo quadro ideologico per reazione all'eccesso di Stato degli anni 70, 60, 50, probabilmente prende avvio da quella fase, ma che ci sia stata una ideologica, parossistica forzatura sui pedali della finanza, insomma, per essere chiari, ai tempi della Thatcher, allora mettiamola giù così, così comunico anch'io, ai tempi della Thatcher non c'era la globalizzazione, va bene? Barare la globalizzazione. Cioè, ma poi naturalmente, cioè, ai tempi della Thatcher non c'era la globalizzazione, ai tempi di Reagan c'era ancora la Russia, c'era un mondo radicalmente diverso e i paradigmi di costruzione del mondo erano totalmente diversi. Il mondo cambia quando, dopo il muro di Berlino, si definisce una nuova geografia del mondo. Ma se uno non capisce queste cose, secondo me ha capito un tubo. Ho cercato di essere diplomatico, ma visto che... Guardi.